sai parare un'arezza tu? Comincia a venire appresso a noi, a vedere come si fa questo mestiere. Una cosa è fatta per passione, ma 200 cardellini in poche settimane, ma come si fa? Come si fa? È impossibile. Un road movie che attraversa i sentieri selvaggi. Come nasce Il ladro dei cardellini? Nasce con l'idea di cambiamento, praticamente, perché da due punti di vista, sia da un punto di vista della narrazione, che vuole essere una narrazione dove un uomo in crisi, in mezza età, un po' lunatico, un po', diciamo così, candido, sin troppo candido, vuole cambiare la propria esistenza. Dall'altra parte anche il regista vuole cambiare un poco gli stilemi e cercare di ibridare la commedia con il dramma, e quindi creando un film iperrealista. Questo è il senso poi della combriccola, che insieme al protagonista, quindi c'è sia il focus su di lui, Pasquale Cardinale, il protagonista principale, che su tutto il gruppo con cui, diciamo, faranno questo colpo alla soliti ignoti. Quindi questo è il senso, di riuscire a cambiare e a trasformare le proprie esistenze, nonostante la difficoltà di vivere in un mondo assolutamente marginale, quello dei cardellari. Chi sono i ladri di cardellini? I ladri di cardellini sono dei bracconieri che, diciamo, svolgono di solito altri mestieri abbastanza anche normali, come chi è un barbiere, chi è un tabaccaio, chi è un panettiere e chi è un rigattiere. Insieme si, diciamo, vengono coinvolti o coinvolgono il protagonista, che invece è un ex guardia giurata che finisce diciamo licenziata proprio per i suoi vizi e per il fatto di smerciare questi uccelli di frodo. È tutto un mondo sconosciuto al grande pubblico, per questo era molto originale, in quanto già realizzai un documentario su questo argomento, e adesso questa marginalità di un sud però aggraziato, gentile, per quanto sempre illegale ma senza pistole, ci racconta questa vita scanzonata, colorata e calorosa di questi personaggi, che poi interpretati da un cast fantastico. Abbiamo Nando Paone, Ernesto Maiè, Gigi De Luca, Lino Musella, Giovanni Ludeno e Viviana Cangiano Lebanesis, che sono invece le nuove generazioni napoletane, una generazione ancora precedente a quella che ho citato all'inizio, cioè Pino Mauro, re della sceneggiata. Insomma, c'è tutto un insieme. Alan De Luca, che è un comico che viene dalla televisione ma che poi ha fatto anche cinema. Insomma, tutto un mondo di napoletanità, ma rimestata e rielaborata in un modo, diciamo, poetico, malinconico, colorato, ma mai stereotipato. Si cerca almeno di fare il massimo in questo senso. E per quanto riguarda il futuro, qualche progetto futuro, cosa bolle in pentola? Cosa bolle? Adesso innanzitutto stiamo cercando di far uscire Il ladro dei cardellini in tutte le arene, soprattutto l'originalità di questo film, che andrà come primo, inaugurerà i drive-in in Italia quest'estate. Quindi da Pozzuoli a Brindisi, a Ostia fino a Milano, sarà l'unico film italiano che vedrete nelle sale dei drive-in, nelle sale, insomma, negli spazi dei drive-in. Inauguriamo il 9 luglio a Pozzuoli, drive-in di Pozzuoli. E poi nelle arene estive, ma dopo quest'uscita, speriamo capillare, anche se fatta in un modo diverso dalle uscite tradizionali, andremo, diciamo, spero in autunno, se non in primavera prossima, a realizzare un film invece che si chiama Assediati, su una storia, diciamo, reale, ambientata nelle periferie, dove 14 rom hanno ricevuto realmente una casa, un'abitazione l'anno scorso, e sono stati assediati da Casa Pound. Quindi ci sta tutto questo racconto prima, durante e dopo, quindi da una parte si prende l'aspetto cronachistico, ma poi lo si romanza e diventa un vero e proprio film con manifesto contro ogni razzismo. Questo sarà un contrappasso da Cardellini, che invece è un film abbastanza leggero, brioso, brillante, anche con una malinconia e una, come diciamo prima, una voglia di trasformare l'esistenza, però tutto con leggerezza. Assediati sarà un pugno nello stomaco. Chi è Attilio? Dunque, Attilio è il tabaccaio di questa storia, è quello che sta meglio a soldi, c'ha la tabaccheria, c'ha un pochino tutti quanti, chi li guarda un po' dall'alto in basso invece di guardare da sotto come dovrebbe. E quindi si è sposato con questa donna ucraina e insomma è... Diciamo che è un viver, Attilio, però una brava persona.
In prima linea, quando si tratta di unire la banda, un personaggio pieno di vita, dolce e soprattutto appunto quando incontra la nuova compagna, come ha lavorato a questo personaggio e come ha lavorato con i compagni della banda? Io in tutti i film lavoro sempre lo stesso, cioè nel senso che nei momenti in cui mi affidano un personaggio lo faccio mio a tal punto che dico: Ernesto Maillet in questa situazione come agirebbe? E mi sono, devo dire la verità presuntuosamente, trovato sempre bene adottando questa tecnica. L'immedesimazione. Progetti futuri, a cosa sta lavorando adesso? Io dovevo fare due film, però il coronavirus ci ha bloccati. Spero che rientreremo con questi due, non annuncio neanche i titoli perché non si sa ormai che cosa è successo, e quindi dovevo fare. Poi avevo uno spettacolo mio che stavo girando in teatro, e si chiamava Per una bomba in meno, dico si chiamava perché pure non so se lo riprenderemo e dove e quando mi sarà possibile riprenderlo, ed era uno spettacolo che mi stava molto a cuore in quanto trattava della mia, era la mia storia, la mia carriera, insomma, dalla nascita a oggi. E appunto si chiamava Per una bomba in meno per una ragione molto importante che io poi svelavo durante lo spettacolo. Allora noi le facciamo l'augurio di poter riprendere tutti i progetti e ricominciare. Beh. E nel frattempo la ringraziamo. Crociamo le dita per tutti, grazie a voi.